Una buona mattinata e bentornati a World News 24. Calano i casi di coronavirus in Italia. Ieri sono state 320 rispetto ai molti che si erano verificati nella giornata di domenica. In diminuzione anche i tamponi e costante il numero dei morti. I maggiori incrementi si sono verificati in Lazio, Veneto e Lombardia, mentre Molise e Basilicata sono le regioni senza casi positivi. Anche per quanto riguarda la Puglia, la situazione sta decrescendo, con solamente 4 casi accertati, 3 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Foggia. Intanto la lotta tra governo e sindacati di ballo è aperta più che mai. Infatti, l'associazione che gestisce le imprese di intrattenimento, di ballo e di spettacolo ha deciso di presentare un ricorso immediato al TAR del Lazio per la riapertura immediata delle discoteche dopo l'ordinanza del ministro Speranza. Intanto, il Viminale ha scritto ai prefetti per invitarli ad organizzare i servizi sul territorio. Mentre, per quanto concerne la scuola, è ancora forte la polemica con i presidi. Si apre un nuovo fronte di polemica tra il governo e l'Associazione Nazionale Presidi. Se ci sarà un caso positivo all'interno di una scuola, bisognerà valutare la chiusura dell'istituto di concerto con la ASL. Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale. Per Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi, tutto ciò è importante in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il coronavirus è equiparato a un incidente sul lavoro. Se il dirigente scolastico attua il protocollo, non gli si deve imputare nulla. Bisogna predisporre un locale interno a ogni istituto per l'accoglienza degli eventuali casi sintomatici. Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del governo perché è una priorità di tutto il paese. L'ha scritto su Facebook la ministra dell'istruzione Azzolina rispondendo proprio all'Associazione Nazionale Presidi. Al via negli Stati Uniti la convention del Partito Democratico che designerà Joe Biden come candidato alla Casa Bianca e quindi di poter battere nelle elezioni di novembre l'attuale presidente Donald Trump. Intanto i sondaggi dicono che tra Biden e Trump la distanza si è ridotta a 4 punti. Lo stesso Biden dice che se sarò eletto presidente sceglierò sempre di unire piuttosto che dividere, mentre l'ex First Lady Michelle Obama nel suo discorso, sia pur virtuale, ha messo in evidenza come il pericolo di Donald Trump sia evidente più che mai. 50 milioni di euro per il turismo e la cultura in Puglia è quanto approvato dalla giunta regionale varando una nuova misura interamente a fondo perduto con cui la regione intende supportare le piccole e medie imprese pugliesi ad ammortizzare i costi fissi a partire dal lavoro che hanno comunque dovuto sostenere nei lunghi mesi di lockdown a fronte di un crollo della domanda e dei fatturati. L'approvazione in giunta innesca ora per gli uffici di formulare la fase della formulazione dei relativi avvisi pubblici. Dei 50 milioni stanziati, 40 sono al comparto del turismo e 10 a quello della cultura. Per le imprese del turismo ci saranno contributi compresi tra i 20.000 e gli 80.000 euro. Per le imprese della cultura e della creatività, contributi compresi tra i 5.000 e i 65.000 euro. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma informatica dedicata a partire dalla data individuata negli avvisi pubblici di prossima pubblicazione. Ed eccoci allo sport, il calcio impresa dell'Inter che ritorna dopo molti anni in una finale europea. I nerazzurri di Antonio Conte nella seconda semifinale di Europa League hanno battuto lo Shakhtar Donetsk con il punteggio di 5-0, con le doppiette di Lautaro Martinez e di Lukaku intervallate dal gol di D'Ambrosio. Una prova sontuosa della formazione nerazzurra che dunque
comunque si ritroverà in finale la squadra spagnola del Siviglia, che nella prima semifinale, quella svolta domenica, aveva battuto in rimonta la formazione inglese del Manchester United per 2-1. È tutto per questa edizione del mattino di World News 24, le notizie le ritroverete sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Il telegiornale torna come sempre stasera alle 19:30. Grazie per l'ascolto, a più tardi.